Avete mai provato la sensazione di cercare di trovare, anzi di cercare di entrare in queste cartelle e vi dà questo messaggio? La cancello. Non puoi cancellarla. Non puoi farlo. E allora, come si fa a togliere queste cartelle di... Salve a tutti, io sono MBMax e benvenuti su questo nuovissimo video. Oggi è il giorno di Natale, non so se metterlo il 24 o 25, anzi lo metterò il 24 alle 23:59, no, anzi appena posso. Se per caso non vedete la mia faccia è perché sono brutto. No, non diventare il trono del Muori Freebooter, no! Perché non potete cancellarlo? Non è che pesi molto, per esempio, 0 byte, cioè un byte forse pesa, un bit, un paio di bit pesa questa cartella, però dà sempre fastidio perché non puoi. E allora come si fa? Molti utilizzano la strategia dell'alt. Se proviamo a rinominare, clicchiamo alt più 255 e proviamo a scrivere un'altra roba. Non si può fare perché appunto il con null e punto 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 sono dei file che vengono utilizzati dal sistema per metterci cose. Se proviamo ad andare nel System32, per esempio, proviamo a cercare quello qua, com, se proviamo a eliminarlo, anche se proviamo a cercare di continuare, non possiamo eseguire perché appunto è un file che contiene impo cose importanti. Se per caso questi metodi utilizzando il tasterino numerico più l'alt non dovessero funzionare, vi spiego io un altro metodo per farlo. Andiamo sul nostro start e cerchiamo cmd o prompt dei comandi e lo eseguiamo come amministratore. Ok, perfetto. Adesso andiamo su cd punto punto, grazie, cd punto punto, ok. Adesso cd users, cd nome bello, cd desktop, ok. Adesso dobbiamo fare un paio di un codice che comunque vi lascio qua sotto in descrizione per creare se volete eliminare questo file invece di per caso non avete tasti strani. Comunque il testo è questo. Questo comando qua, eccolo qua. Andiamo andiamo a fare così, ci dobbiamo solo togliere questa roba qua e dobbiamo metterci. Ole, ce l'abbiamo fatta. Come potete vedere, è stato eliminato l'rmdir, questa parte qua che è molto importante. È come se fosse un ariete che spacca tutte le porte per accedere a quella cazzo di cartella e cancellarla. Se volete potete farlo anche con la cartella del System32, ma non ve lo consiglio, a meno che non abbiate fatto un bel backup. Se non volete farvi apparire questa come immagine. Detto questo, io ho finito, spero che il video vi sia piaciuto, un video abbastanza corto, sono belli, carini, che piacciono tanto. Grazie anche per i 140, bastardi che siete ritornati a 139. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!